Ciao a tutti e benvenuti in questo video di compleanno. Oggi sono 33 anni, sono gli anni del Signore, quindi sono gli anni in teoria più critici in assoluto. E se li supero vorrà dire che potrò campare finalmente 100 anni. Anzi no, devo prima arrivare poi ai 66, i secondi 33 anni e poi i terzi a 99. Comunque, volevo condividere con voi questo spacchettamento di regali che mi ha fatto Chiara, e non solo Chiara. Voglio anche precisare che degli amici e grandissimi amiconi mi hanno praticamente fatto dei regali anche su Steam, che faremo vedere proprio qua l'immagine. Allora, questa mattina mi sono trovato... avevo visto una notifica già presto, no? E ho detto, vabbè, è un dono, accendo tutto il resto, vado un attimo in cucina, faccio le mie cose. Stavo guardando una render di un video che abbiamo fatto noi e guardo, oh porca miseria, per non dire una parolaccia, mi sono trovato un regalo da parte di Gille Shinigami di Gamerscreed. Mi sono trovato IS 8. È stato un regalo pazzesco, perché sapete ben, molto bene voi che avete visto le guide di IS, di tutti i giochi inerenti a IS che possiedo, no? Avete visto quanto sono amante di quella saga lì, insomma. E quindi io vi ringrazio per questo pensiero. Poi mi sono trovato un altro regalo durante il corso della mattinata. Mi sono trovato Detroit da parte di Uniwesker, anche qui uno perché c'è anche due. No, quello ero io, Itafandab. Ah, mi scusi. Racconta tutto l'antefatto. No, lasciamo perdere, perché lì dietro quella storia c'è dietro un'altra feccia di gentaglia. E no, io sto parlando di Detroit. No, tu alludi a quella persona, sì, che sì, quella sì. Gentaglia, che però è diventato un grande amicone di un'altra persona, ma lasciamo perdere anche quella faccenda lì. E praticamente Uniwesker mi ha regalato Detroit Become Human. Ma c'è un antefatto, adesso gesticolo anch'io, un antefatto, dai, che praticamente durante la fase finale di una storia di un personaggio, no, proprio nella fase più critica, diciamo, di quel gioco, Chiara mi fa fuori il mio personaggio preferito, ovvero Hank. E io cosa ci posso fare? No, hai sbagliato tu. Allora Uniwesker ha detto che con questo regalo, oltre a farmi gli auguri di compleanno e farmi un bel regalo, ha detto che dobbiamo assolutamente salvare Hank. Però ha detto che non devo giocare io le parti di solo Connor. Hank, allora lo giocherò io, va bene. Vediamo come va a finire. Vediamo se sei più bravo tu di me. Sicuramente, senza forse. Comunque... niente, adesso parto lo spacchettamento di questi regali qua. Ah, degli amici, anzi dei grandissimi amiconi, mi hanno fatto un regalo di Natale in ritardo, vabbè, per tante ragioni, tante motivazioni che non sto lì a spiegare. È andata così, non è neanche colpa loro, poverini. Erano chiuse i comuni. E di conseguenza ci hanno fatto questo regalo. E io ho preso questo per Natale, che bello! Scusa, amico. Anche il gatto ha ricevuto qualcosa di bello. Mi hanno fatto, guardate ragazzi, che cosa stupenda, Ghostbuster The Card Game. Loro sapevano benissimo che io sono un grandissimo amante di Ghostbuster e mi hanno regalato questo box, boxettino qua, con questo gioco di carte che devo ancora studiare. Però sapete, io sono molto patito, diciamo, dei box e non so neanche se lo aprirò, però la tentazione di aprire e scoprire che gioco è per me, specialmente visto che è Ghostbuster, quindi mi sa proprio che lo aprirò e inizierò a studiare questo gioco. Ah sì, parlo con Ghostbuster, quando siete in dubbio Ghostbuster, anche se è una cosa che ha già Ghostbuster, sono innamorato di questa serie, bello. Grazie di cuore, carissimi amiconi, che tanto loro sanno sicuramente cosa intendo. Sì, forse. Grazie. Poi voglio passare al regalo di papà. Papà e mamma. E mamma. Mamma isterica. Mamma arrabbiata. No, papà è arrabbiato. Papà è arrabbiato e mamma isterica. Sì.
Ok, giusto. Allora, io non so che roba sia, quindi... Sperem è questo. Ah. Perché avete visto che abbiamo messo... No, io ho messo... Chiara ha messo le mie principali citazioni, diciamo. Sì. Grande, dipende, sperem, possibile, forse. E questo è papà. È papà. Dai. Vedo Atari. Atari. Cosa gli è saltato in mente a tuo padre? Papà è completamente matto. Cioè, non ho parole, perché con questo regalo tuo padre mi ha... Proprio dell'Atari 2006. Io ho un po' scassato. No, non importa, è sempre... Completo, sì. Completo sì. Di libretto anche. Sì, è un po' vecchiotto. Non fa niente, però c'è anche in italiano. Ma il gioco è... Ma in inglese. Tuo padre con questo regalo mi ha permesso di completare la serie per Atari 2006, ovvero Miss Pac-Man, Pac-Man Junior e il leggendario classico Pac-Man. Anche se alcuni potrebbero dire i più pignoli potrebbero dire questo non è l'arcade. Però io, sapete cosa vi dico? Non me ne frega niente se non è arcade, è Pac-Man. Certo. Pac-Man condito in tutte le varie salse, Pac-Mania, tutte le altre cose che sono emerse. Questo è il primissimo Pac-Man. Esatto. Seppur ovviamente il design non fa fede al 100% con l'arcade, però è sempre Pac-Man, ragazzi. E Pac-Man è storia, Pac-Man è leggenda, Pac-Man è la nostra infanzia. Tua. Mia infanzia e di gente che si avvicina. Micio anche, non è contento Micio. E niente, Pac-Man è leggenda. I nomi dei fantasmi. No. Vediamo se te li ricordi tu. Io sai che ho una memoria di Pinky, Blinky. Blinky. Clyde. E? Blissy. No, Blissy è un Pokémon. No, Twinky. No, Twinky. Tutto. Prima andata a settembre. Te li ristudi e poi li ridirai nel prossimo video. Passiamo a un altro. Possibile regalo. Possibile. Sì, la carta faceva schifo. A prescindere dalla carta, non fa niente. Quello che volevo dire, se giungeranno anche altri regali. Allora, io dico sempre, non sono uno che vuole regali, quindi le persone che mi hanno fatto un regalo o che mi faranno non devono sentirsi obbligate, perché a me basta gli auguri. Certo. Punto. Però se giungeranno degli altri regali e non li vedrete nei video, vuol dire che il video è stato fatto prima dell'arrivo dei regali. Lo aggiungeremo poi nell'eventuale descrizione. Forse. Senza forse. Cos'è? Attenzione, cosa ti ho fatto? Sto guardando la forma, la dimensione, questo è sicuramente... vabbè. Scusa. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, ma c'è papà. Ma vi rendete conto di che cos'è questa cosa? Cos'è, dai. Ma voi avete una vaga idea che si tratta... Figa Frankenstein. Che miseria schifosa. Ragazzi, ma sapete che questo è un punte clicca? Chiara, quanto hai speso questo gioco? Ho speso. Quanto hai speso? Ho speso. Questo, ragazzi, questo gioco del Sega Saturn, che se non sbaglio era stato fatto anche per PC. Sì, per PC. Questo gioco qui, ragazzi, è un punto e clicca horror con guest star Tim Curry. Grande Tutti Tim Curry. Tutti sanno che è Tim Curry. Non ditemi che non avete mai visto l'Hit degli anni 90 e altri film che ha fatto lui anche, Rocky Horror Show e tanti Picture. Film... Picture, scusami. Tanti film di Tim Curry. Ditemi che non sapete chi è. E vi sparano, perché in teoria... No, basta, non dico nient'altro. Questo gioco qui, ragazzi, è un punto e clicca con più finali. Sì. Ed è molto complesso. Sì, lo so. Quindi adesso che me l'hai regalato, potrebbe essere interessante farci una futurissima guida. Una futurissima. Forse. Però adesso abbiamo tanti altri progetti. Evviva! Questo è pazzesco. Lo so. Questi giochi del Saturn. Sapete come conquistarmi con i giochi del Saturn? Io ti devo conquistare, non gli altri. No, i giochi del Saturn. E passo. No, il grande per ultimo. Grande per ultimo. Allora passiamo a forse. No, fai Sperem. E dipende. E dipende, va bene.
Ho già visto. No, ma anche questo. Questo è pazzesco. Pazzesco. Camiseria, proprio la Collectors. Sì, la Deluxe, quella che volete chiamarla voi. Questa, ragazzi, è la Collectors di Polysnout con tutte le illustrazioni. Non so se considerarle design o artwork praticamente. Sì, è un artbook. Per chi non lo sapesse, ma penso che la gente proprio appassionata, diciamo, dovrebbe conoscerlo. Polysnout non è altro che un gioco creato da Kojima. Kojima. Chiamatelo come diamine Kojima. Volete. Kojima. E io non so se molto, cioè, io ho letto in giro quando prima di fare l'eventuale guida, perché abbiamo già fatto la guida noi, di Polysnout, sì, per Sega Saturn ovviamente, molti lo considerano come, che fa Micio? Come un prequel di Metal Gear addirittura, seppur non c'entra molto con Metal Gear, però ha un personaggio dove si può, cioè che è proprio del mondo di Metal Gear, che probabilmente è stato riciclato per utilizzarlo poi in Metal Gear stesso. Perché questa edizione da Collector, Polysnout, è un gioco che da noi non è mai giunto. Che non io sappia. Lo so, perché so, io l'ho visto solo in edizione giapponese PlayStation 1 e da noi proprio mai visto io. No, perché c'è la patch, quindi potrebbe essere... Che non è mai giunto, sì. No. Cioè, un gioco che si sono tenuti loro e non è mai avuto da noi, vergognoso. Perché un gioco così... è tanto, ragazzi, alla fine è una possiamo considerarla una novel punte clic con anche alcune scene di shooting, sì. È carino, l'unica cosa che Kojima purtroppo è molto molto ripetitivo con i personaggi. Qui ci abbiamo una Naomi alla fine, eh sì, una pseudo Naomi, sì, perché si comporta come Naomi. No, neanche tanto, quasi. No, Naomi è un po' più falsa. Però qualcosina che questa non si... Vabbè, non facciamo spoiler. Però è carino, molto carino. Ciò che è carino, è un gioco con le controballe. Sì. Passiamo al dipende. Dipende, se ci sposeremo. Allora lì è forse. Oggi sei troppo spiritoso. Una meraviglia proprio. Chiara mi ha regalato... Papa 2, ovvero... Questo Total Recall non è altro che il nostro, che l'hanno chiamato, atto di forza, con il leggendario Arnold Schwarzenegger. Questo è Commodore. Sì. Cassettina Commodore. Io lo lascio così immacolato, non ho intenzione di aprirlo né niente. E questo è da aggiungere alla collezione. Passiamo al forse. Beh, sono tutte le tue frasi più belle, forse per Emma. Quindi facciamo forse. Ma qui si va sul pesante. Lo so. Qua si va molto sul lo pesante. Lo so. Anche qui, se la gente mi vuole conquistare, può utilizzare, può regalare un gioco Sega Saturn oppure un gioco inerente alla saga di Dragon Slayer. Esatto. Dragon Slayer Escape from Singer's Castle, proprio un'edizione ovviamente da CD-ROM con manuale. Ah, la particolarità anche, dopo ci guardiamo, che questo Escape from Singer's Castle conteneva tante scene che magari nel gioco arcade non venivano mostrate. Come nel Dragon Slayer 3 Curse of Mordred non è altro che una parte extra con scene tagliate inerenti al Dragon Slayer Time Warp, come la scena dei pirati. Era la Director's Cut. Questa era una cosa un pochettino diversa, con delle scene in più. Perché questo è l'Escape from Singer's Castle, dove praticamente tu avevi già salvato Daphne e dovevi proprio correre ripetendo diverse cose, capito? Era una cosa poi in più. Okay. La versione prima era una versione DOS a floppy disk, che infatti mancavano particolari scene per poi reinserirle in questo. Solo erano delle scene che erano un po' tante e allora le hanno un po' ripetute qui. Cosa anche particolare nel libretto di molti giochi della Big Games, avevi... Sicuramente questo non fa eccezione, vediamo. Infatti, qua c'era proprio anche la soluzione. Ah, ma che carino! Questi erano i libretti di una volta. Mm-hmm.
Ma anche cosa importante, c'erano anche le soluzioni di altri giochi. Gold Rush, della Sierra ovviamente, non capisco perché mettevano le soluzioni della Sierra proprio. Forse gli davano la, il permesso. No, ma al tempo fanno tutto quello che volevano. Ah. King Quest 2. Soluzione completa. King Quest 3. Attenzione, facciamo i gameplay. Con questo. Loom. Loom, beh. Lucasfilm, però anche se era LucasArts, però. Non lo so come si chiamava al tempo. Forse c'è ancora qualcos'altro. Ah, codici di protezione ovviamente per la antipirateria, perché senza di questi non potevi giocare al gioco. E poi è sempre bello vedere l'artwork di Don Bluth. Di Don Bluth, sì, leggendario Don Bluth. Dai, dai, e dai. E per ultimo, non meno importante, ma sto vedendo qualcosa. Siamo a tema! A tema, coperta Sailor Moon, che anche questa, vabbè, l'avevi già fatto vedere nei regali di San Valentino e tutto. Sì, ma non ho mai detto che era di Natale. Sì, era un regalo anche questo. Anche qui, figa, Sailor Moon è Super SS. Super S? Super S, giusto? Sì, sarebbe... Non è altro che... Oh, però Spin Card anche. Eh certo. Mamma mia. Certo. Questo era un... picchiaduro. Era un picchiaduro, ragazzi. Questo con tante scene molto carine, interessanti. Questo picchiaduro qua, ragazzi, probabilmente era l'unico gioco o l'unica sequenza dove si poteva mostrare una trasformazione di Sailor Saturn. Con la penna. Con lo stick. No, lo stick qua non c'era. Mi sembra che alzava solo la mano. Ah. Mi sembra che alzava solo la mano. Non voglio dirvi una cavolata, ma quella con la penna era stata aggiunta. Ma questa alzava solo la mano. Vabbè, comunque c'è una trasformazione. Sì, sì, che nell'anime originale non si vedeva. No, non si vedeva, arrivava già così. Forse nel film nuovo dovrebbero far vedere la trasformazione. Forse, però io parlo di quello vecchio degli anni 90, non si presentava niente di tutto ciò. Te lo assicuro. Che sì. Da bambino avevo registrato tutti gli episodi, quindi è impossibile. Sì, che a Paolo piace Sailor Moon. Però non siamo compatibili io e lui con Sailor Moon, perché a me piace la quarta. La quarta. E a te piace la? L'ultima. Ecco, quella che a me non piace. E che è quella, la parte quella del futuro, quella che c'è solo a... Nel manga. Sì. Mm. Vabbè, comunque, altra chicca Sega Saturn, ovviamente solo di esclusiva giapponese, quindi non possiamo fare altrimenti, però... Magari quando imparerò bene i comandi potrebbe essere... Ci ho provato, non riesco. Io ci provo. Perché in teoria qui ci sarebbe una spiegazione molto carina da... Lasciamo perdere. E comunque adesso facciamo un riepilogo. E di qual è quello più bello che ti ho regalato io? Il gioco che mi hai regalato più bello tu? Sì. Tu o papà? Papà è uno solo, quindi... No, io... Papà, so che ti piace quello di papà. Mi piace molto. Però penso che il gioco più bello in assoluto sia Frankenstein. Sì. Sì, penso che sia il regalo più bello. Speriamo. O Hank. No, no. Regalato poi, ovviamente, i regali no, degli sono amici... No, sono tutti belli. I regali degli amici sono tutti belli. Sono tutti meravigliosi. Però di quelli che mi hai regalato tu, direi che sia Frankenstein. Ah. Perché ti ricorda sempre papà? Perché Tim Curry, se lo fai calvo, è papà. Assomiglia a It, tuo padre, quindi. Che... Non so, puoi dirmi questo. Mamma, non sopporto più. Comunque. Allora. Ottimo. E niente, questi sono i miei regali di compleanno. E vi ringrazio anche per gli auguri fatti, per tutte le persone che non mi hanno fatto gli auguri. Ringrazio anche quelli che non mi hanno fatto gli auguri, va bene ugualmente. E io non te li ho fatti. Tu me li hai fatti? No, non è vero. Sì, me li hai fatti. Era la gemella cattiva. Sì, era una sberla. Ringrazio tutti. Forse. E che dire? E che dire? Ci sentiamo. Ci sarà da divertirsi stasera. No, eh? Certo. No, eh? Certo. C'è lo zio stasera. Lo zio Fester mangia, se ne va e poi dopo noi si gioca. Vabbè. Che dire, sono contenta che Paolo abbia apprezzato i miei regali, perché io faccio regali belli. A differenza sua, 33 anni non si scordano facilmente. Beh, quando arrivo alla portata doppia ne riparleremo, se ci sarò ancora. Vabbè, quello è un altro discorso. Comunque dai, che dire? Vuoi dire qualcos'altro? Vi ringrazio e
vi auguro buona serata a tutti e ci sentiamo. Ciao ciao. Ciao.